Un poker per mettersi alle spalle la sconfitta del derby e con il KO del Giulianova a Capistrello cancellare di fatto lo stop del Fadini ai fini della classifica. Il Città di Teramo vince 4-0 contro l'Ovidiana Sulmona al Bonolis e torna a più 8 sui giallorossi. La 24esima di campionato annulla gli esiti del derby. C'è Santi Rocco per Dos Santos nel Teramo, unica novità rispetto alla formazione attesa che vede il ritorno tra i titolari a centrocampo di Esposito. Nel Sulmona Facundo Blanco prende il posto di Martin Blanco squalificato, con gli ex D'Egidio, Palestini e Mastrilli in campo tra gli ovidiani. Fischio d'inizio anticipato dal ricordo per Benedetto Presante, storico tifoso del Teramo, scomparso nei giorni scorsi, a cui la società dedica il minuto di raccoglimento e un sentito ricordo con un mazzo di fiori donato alla famiglia dal capitano Alfonso Pepe. La squadra poi scende in campo con il lutto al braccio. Prima occasione Teramo all'ottavo di gioco, con Touré che si libera di un avversario e serve Esposito che prova a piazzare, impegnando non eccessivamente D'Egidio. 3 minuti dopo Cutilli pesca Santi Rocco che di poco non inquadra lo specchio. Ovidiani che perdono di Gianfelice al 13° per infortunio. Al suo posto in difesa va Omar Valente. Il diavolo sblocca la situazione al 17°. Esposito pennella per Touré che di testa porta avanti i biancorossi di casa. Il Sulmona dà comunque la sensazione di poter far male negli ultimi metri. Al 26° ci prova Mastrilli ad impegnare Negro in angolo. Palestini, poco dopo, trova invece il palo a dire di no al suo tentativo. È una fase in cui il giropalla del Teramo è lento e in cui gli ovidiani provano a crederci di più, anche con il possesso. Al 41° però, da una pressione alta del diavolo, arriva il raddoppio con Ferraioli che lascia Touré, che firma la doppietta, e 2-0, 13° gol in campionato per l'esterno. Il primo tempo si chiude in parità di legni, con quello colto da Santi Rocco poco prima dello scadere e con i padroni di casa avanti nel risultato. Ripresa che si apre ancora con Touré protagonista, servito da Cutilli, ma questa volta D'Egidio si oppone alla conclusione centrale. La gara si chiude virtualmente al minuto 13. San Severino serve il pallone a Santi Rocco, che lo trasforma in un gol meritato, vista la prestazione dell'attaccante. Rete che fa rima con il 3-0 del Teramo. Al 18° ci prova D'Egidio su iniziativa personale, con conclusione che però non trova la porta. Cambi dall'una e dall'altra parte, con Ray protagonista tra i biancorossi, perché a neanche un minuto dall'ingresso in campo l'esterno trova la quarta rete del Teramo con un mancino secco che si infila alle spalle di D'Egidio. Spunto sul Mona al 39°, con Blanco che sottoporta non trova di poco la deviazione vincente. Gara che si chiude così con i festeggiamenti di squadra e stadio al triplice fischio di Capistrello, che vale di nuovo il più 8 in classifica. Domenica prossima il Teramo sarà a Celano, mercoledì invece sfida a Venafro contro l'Aurora Alto Casertano per la gara di andata degli ottavi della fase nazionale di Coppa Italia. Mister, una vittoria importante come reazione alla sconfitta del derby, e probabilmente il 2-0 prima della fine del primo tempo ha indirizzato la partita. Sì, sicuramente, c'è stata una grandissima reazione da parte dei ragazzi, soprattutto dal punto di vista atteggiamento. Oggi il primo tempo è stato un primo tempo equilibrato, dove noi a differenza loro siamo stati più cinici, però di fronte a una squadra di grossi palleggiatori che sapevano giocare a calcio, sapevamo che poi avevano difficoltà nella fase non possesso, infatti siamo stati bravi a sfruttare quelle occasioni che sono capitate. Poi nel secondo tempo normale non c'è stata storia, poi siamo stati bravi a chiudere la partita, però ha rimarcato l'atteggiamento di una squadra che dopo la sconfitta del derby sinceramente ha reagito alla grande dal punto di vista tecnico, tattico, dal punto di vista mentale. Oggi sono veramente molto contento. Domenica c'è stata una bella batosta e oggi hanno reagito alla grande, poi è normale tornare a più 8, diciamo che siamo contentissimi, non contenti, però adesso il cammino è ancora lungo, dobbiamo pensare al cammino nostro, dobbiamo pensare a fare le partite nostre e cercare di vincere più partite possibile e cercare di portare a casa questa promozione. La cosa sicura è che con 8 vittorie siamo in Serie D, non dobbiamo pensare al nostro cammino come abbiamo sempre fatto, rialzandoci quando sbagliamo. Ultimamente stiamo sbagliando poco perché siamo primi dalla prima giornata di campionato, quindi stiamo facendo un grosso percorso. Adesso dobbiamo pensare a mercoledì, che è un'altra competizione importante, perché io, come dico sempre, siamo sempre il Teramo e dobbiamo cercare di competere in tutte le partite delle competizioni e cercare di vincerlo. Magari uno vede il risultato ed è normale che poi dice 4-0, non c'è stata partita. Invece per me la partita c'è stata e come, e forse il primo tempo meritavamo qualcosa di più di quello che abbiamo fatto sul campo, almeno un gol lo meritavamo. Però poi siccome nel calcio si gioca 95 minuti,
4-0, vai a casa e zitto e lavori per la prossima partita, perché poi nel calcio bisogna avere degli equilibri che noi fino a domenica scorsa avevamo avuto. Oggi contro una squadra forte, se tu concedi campo, concedi uno contro uno negli ultimi 30 metri a questi giocatori, è normale che ti possano far gol in qualsiasi momento. La differenza per me è lì davanti. Purtroppo gli attaccanti fanno la differenza nel calcio e quindi il Teramo ce li ha forti e creano delle difficoltà a tutti. Noi dovevamo fare assolutamente meglio, perché i primi due gol per me sono due regali clamorosi, e noi potevamo far gol in più di un'occasione, siamo stati sfortunati, però ripeto, 4-0, andiamo a casa e ci prepariamo per il Capistrello, che sarà uno scontro diretto per noi, molto difficile, perché mi dicono che ha vinto con il Giulianova, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Venivamo da un periodo, secondo me, fatto bene. È inutile dire, ma non è questa la partita dove devo prendere punti. No, i punti bisogna prenderli su tutti i campi, perché questa è una cosa che si dice. I punti, quando bisogna farli pure sul campo del Teramo, del Giulianova, su tutti i campi, perché noi abbiamo una squadra per poter fare punti. Però, sei molto arrabbiato. Sei molto arrabbiato perché non mi è piaciuto il comportamento del secondo tempo. È una squadra che deve tirarsi fuori da questa situazione, deve reagire meglio.